Aula la comunicazione della Giunta sugli strumenti di intervento regionale a sostegno dell'economia. Necessario aggiornare le strategie di potenziamento di Fiditoscana. Presentato il volume Un anno di consiglio, il report sugli ultimi 12 mesi di attività dell'Assemblea Legislativa Toscana. Il futuro di Fiditoscana. È necessario sospendere la procedura di cessione della partecipazione di maggioranza fin qui attivata, che si ritiene di rinviare ai futuri piani di razionalizzazione delle partecipazioni regionali. Così, nella comunicazione della Giunta aggiornamenti in merito alla strategia di potenziamento e innovazione degli strumenti di intervento regionale a sostegno dell'economia toscana, che l'assessore regionale all'economia Leonardo Marras ha esposto nella seduta del Consiglio regionale della Toscana del 29 ottobre. Un documento lungo e dettagliato di cui Marras ha condensato i punti salienti e sul quale si è sviluppato un lungo e intenso dibattito, al termine del quale la replica dello stesso Marras ha indotto PD, Lega e Fratelli d'Italia a ritirare gli atti di indirizzo collegati per discutere nella Commissione Sviluppo Economico il testo di un atto di indirizzo condiviso da tutti i gruppi consiliari. Marras ha ricordato come Fiditoscana in questi 50 anni abbia svolto tantissime funzioni e abbia ricoperto un ruolo straordinario di accompagnamento dell'economia regionale. Ha sottolineato tuttavia come in questa fase abbia bisogno di essere riprofilata per non sovrapporsi all'attività di sviluppo toscana e di ricercare nel mercato le sue nuove ambizioni, facendo scendere il livello di controllo della regione secondo confini, regole e condizioni coerenti con le strategie regionali. Ad aprire il dibattito in aula è stato il consigliere di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci. Di Toscana rappresenta il più grande fallimento della giunta Giani, cioè il tutto e il contrario di tutti. Giani nel 2020 si candidò dicendo che avrebbe voluto comprare le quote non di proprietà della regione di Fiditoscana per farne una finanziaria regionale, idea a nostro punto di vista corretto, è finito per mettere in vendita le quote di proprietà della regione toscana, quindi facendo l'esatto contrario, adesso si ritorna sui propri passi un'altra volta. Insomma, questa maggioranza ha esaurito il proprio ruolo di governo della regione, sballottandosi da una parte all'altra. Vedete, quando parliamo di queste cose sembrano neutre rispetto al contesto. In realtà non è così. Il governo Meloni interviene, stanzia i soldi per rifinanziare la cassa integrazione rispetto alle crisi della moda e alle ditte che soffrono la crisi della moda. Dall'altra parte la regione toscana è incapace di mettere in campo un'azione di governo di quella crisi e avere a disposizione oggi una finanziaria regionale che potesse intervenire in quei contesti, avere a disposizione oggi una finanziaria regionale che potesse sostenere il nostro tessuto imprenditoriale, le piccole e le medie aziende toscane che attraversano una crisi strutturale ma che pure rappresentano un'eccellenza a livello mondiale, sarebbe stato necessario e sarebbe stato fondamentale. Io credo che in politica ci voglia anche il coraggio di assumersi le proprie responsabilità quando si fanno degli errori strategici, e questo è uno dei casi lampanti di questa legislatura. Fidi in questo momento non ha una mission, non ha una struttura, chiude il bilancio per la prima volta in pareggio, forse con un avanzo esclusivamente perché sono stati spostati dei dipendenti da Fidi a Sviluppo Toscana, che invece per la prima volta chiuderà in perda proprio per aver acquisito queste ulteriori forze lavoro. Ci aspettavamo una comunicazione che guardasse lontano in termini di garanzia, in termini di missione, in termini di riorganizzazione di quella che noi riteniamo, lo abbiamo sempre detto in questi anni di legislatura, una società strategica per la regione toscana, per le nostre imprese, per i nostri distretti industriali. Invece ancora oggi, a distanza di 4 anni da quella che è stata una scelta che noi abbiamo definito scellerata, cioè quella di mandare allo sbando, perché così oggi, mandare allo sbando una società come quella di Fidi Toscana, non sappiamo quali sono le volontà politiche e le scelte strategiche che la giunta regionale, ad un anno dalla chiusura di questo mandato, vuol porre in termini di Fidi Toscana. E purtroppo non lo sappiamo nemmeno in termini di Sviluppo Toscana, perché sembrava che tutto si spostasse, che tutto acquisisse in termini di competenze Sviluppo Toscana, ma così non è stato. Non sappiamo quale sarà il futuro di Sici, se verrà acquisita da o no in toto da Sviluppo Toscana. Quindi dopo 4 anni siamo ancora in alto mare. Noi abbiamo posto delle proposte che sono quelle di riacquisire
le quote di Fidi e inglobarla in Sviluppo Toscana, oppure di dare a Fidi Toscana una mission diversa, che è quella di garanzia per quanto riguarda il terzo settore, di cui tanto ne ha in termini strategici da dare in Toscana. Fidi non può non essere collegato alle altre due società di cui si è parlato, cioè la Sigila e Sviluppo Toscana. Ci sono state varie tempistiche per cui Fidi prima doveva essere società in house, poi una società da vendere, poi di fatto deve diventare il braccio armato di Sviluppo Toscana, e su questa io soprattutto in aula mi sono concentrato, perché sostanzialmente è l'ennesimo carrozzone che, dove non c'è una competenza tale da poter rendere utile alle società e alle imprese l'utilizzo della società regionale. E mi spiego meglio. Nel 2024 51 sono state le collaborazioni esterne rispetto a circa 30 dell'anno precedente, con un esborso di 500.000 euro a fronte di 137.000 del 2023. Ora, mi capite e mi dite voi se questo non è il solito caravanserraglio dove ci si mette le persone, ma poi che dovrebbero essere coloro che agevolano le imprese industriali, le imprese artigiane toscane, e invece poi ci si affida a persone esterne per poter rendere loro il servizio. La nostra risoluzione incoraggia l'assessore Marras a continuare in questo percorso che è iniziato nel 2022, con l'obiettivo di trovare degli strumenti anche innovativi per sostenere l'economia toscana e le imprese della nostra regione, soprattutto le piccole e medie imprese, alla luce di dinamiche che sono in continuo mutamento. Gli obiettivi che furono delineati già anni fa furono quelli della creazione di una vera e propria agenzia per lo sviluppo, individuata in Sviluppo Toscana, che tra l'altro ha ampliato anche il proprio raggio d'azione sulle materie relative al PNRR e relative alla sanità. Individuare in Sici Toscana una società che tra l'altro è partecipata dall'Umbria, che ci sta creando qualche problema perché ha detto di non essere interessata, come una società in house in diretta, per dedicarla a quella che è il campo della finanza innovativa, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese. In più, questa strategia prevedeva invece per Fidi Toscana la messa sul mercato di alcune quote, con il ridimensionamento delle partecipazioni della regione, per dare l'opportunità ad altri partner privati di poter fare il loro ingresso e portare non soltanto il contributo dal punto di vista della partecipazione nel capitale, ma anche per indicare delle strade, delle soluzioni e dei campi innovativi. Purtroppo le manifestazioni di interesse che sono state fatte per Fidi Toscana non hanno ad oggi evidenziato dei partner idonei o comunque interessati per il loro ingresso. Allora noi pensiamo, in accordo e a sostegno dell'assessore, che questa strategia comunque vada avanti con il rafforzamento ulteriore di Sviluppo Toscana come agenzia complessiva per quanto riguarda il sostegno all'economia della nostra regione, con Sici che possa appunto diventare, come dire, una società in house dedicata soprattutto alla finanza innovativa, all'attrazione di investimenti, e continuare a questo punto, riprendendo
avviando una strategia di rilancio di Fidi Toscana anche in virtù dei nuovi campi operativi individuati, magari per renderla maggiormente attrattiva nei confronti anche di altri partner. Fidi Toscana è un tema importante per la Regione Toscana, una finanziaria alla quale la Regione Toscana tiene, ma soprattutto tiene alle imprese della Toscana. Tel Aviv si mette dalla parte delle imprese toscane che hanno bisogno e necessità di avere soggetti finanziari in grado di agevolare le proprie attività, ma soprattutto di agevolare la ricerca dei finanziamenti comunitari. Noi riteniamo positivo il lavoro che sta facendo in questi anni di crescita e sviluppo Toscana, che è una delle partecipate in house della Regione Toscana, e riteniamo che Fidi Toscana debba modificare il proprio status naturale. Quindi è evidente che ha un percorso in questo momento attivo rispetto alle proprie stanze di bilancio, ma che dovrà trovare nei prossimi 2 o 3 anni una definizione definitiva. Noi non escludiamo anche l'opzione della possibilità da parte di Sviluppo Toscana di poter comprendere le attività che oggi svolge complessivamente Fidi Toscana, che nel frattempo prosegue nel sostegno di garanzia alle imprese toscane, soprattutto per finanziamenti erogati nei momenti delle crisi più forti che la Toscana ha dovuto vivere. È evidente che Italia Viva sosterrà ogni forma di riorganizzazione delle partecipate toscane. Il fine non è tanto dare vita o strutturare o difendere quello che è una società in house, è quello che è fondamentale per quanto ci riguarda avere degli strumenti facili, agevoli, semplici, dinamici, che possono sostenere le imprese toscane soprattutto nella ricerca dei finanziamenti e nel cofinanziamento degli stessi. Un anno di consiglio. Un anno complicato che ha visto alluvioni, morti sul lavoro e la scomparsa prematura di Massimiliano Pescini. È l'anno che il Consiglio regionale della Toscana si mette alle spalle, condensato nel volume Un anno di consiglio, che racconta il percorso dell'Assemblea legislativa toscana dal 19 ottobre 2023 al 19 ottobre 2024. Manca un anno alla fine della legislatura, ha detto il presidente Antonio Mazzeo, e in questi mesi avremo davanti un intenso lavoro per giungere all'approvazione di atti importanti, e proprio per questo è giusto anche fare un bilancio di quanto abbiamo fatto. È stato un anno difficile, eventi alluvionali, tanti purtroppo hanno sconvolto la nostra regione provocando anche diversi morti. È stato un anno difficile anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Pensate quanto è accaduto in via Mariti, ci porta a porci tante domande e a cercare tante risposte. È stato un anno che ha visto purtroppo nella nostra comunità perdere una di quelle persone che ci sanno dire cos'è la buona politica, Massimiliano Pescini. Se n'è andato un amico prima ancora che un collega. Massimiliano rappresentava davvero la politica, quella bella, quella fatta nei territori, quella fatta di ascolto, di confronto, e ne sentiamo tutti la mancanza, ma allo stesso tempo viviamo, come dire, il suo esempio come esempio di impegno nelle istituzioni. Abbiamo voluto dedicare quest'anno di mandato proprio a lui. È stato un anno in cui abbiamo fatto anche tanto. In questi 4 anni, pensate, abbiamo investito più di 8,4 milioni di euro in 4 anni per il bilancio del Consiglio regionale, è tanto sui nostri territori per dare risposte soprattutto alle ragazze e ragazzi più giovani, e lo abbiamo fatto riducendo i costi della politica, efficientizzando, gestendo meglio. Si può fare ed è un lavoro collettivo. Ringrazio tutto l'ufficio di presidenza, ringrazio tutti i capigruppo, tutte le forze politiche, le colleghe e i colleghi consiglieri regionali. C'è un numero che io voglio sottolineare: 95% di presenze, un numero elevatissimo anche se paragonato ad altri consiglieri regionali. Io in ognuno di loro vedo l'impegno senza distinzione tra maggioranza e minoranza per le proprie comunità, l'attenzione agli altri. La festa della Toscana dello scorso anno abbiamo dedicato a Don Lorenzo Milani. In quella I Care, in quel prendersi cura degli altri, ci sta esattamente l'impegno delle colleghe e dei colleghi consiglieri regionali, a cui va il mio grazie più sentito, anche per come sono state affrontate le questioni più complesse. Anche nelle differenze tra maggioranza e opposizione c'è stato un rispetto reciproco che è anche esempio di come ci si impegna. E poi noi questo anno lo abbiamo voluto fare, diciamo, sviluppare tenendo insieme la memoria con il futuro. Il presidente Mattarella ci ha onorato il 25 di aprile della sua presenza a Civitella Valdichiana, ci ha detto che non c'è futuro senza memoria, e allora il finanziamento per le iniziative sugli 80 anni della liberazione, le stragi nazifasciste, e poi
poi tutta la sfida del disegnare la Toscana del domani, Toscana 2050, Casa Toscana a San Francisco, il sostegno alle start-up, insomma, innovazione e tradizione che si tengono insieme. Il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli ha voluto sottolineare il buon lavoro svolto dall'ufficio di presidenza. Un'ottima collaborazione con il nostro presidente Antonio Mazzeo e con tutto l'ufficio, che ha dimostrato quanto il Consiglio regionale sia presente anche in tante iniziative di rappresentanza e non solo di promozione delle nostre aziende, se pensiamo all'iniziativa di San Francisco, se pensiamo al rapporto con l'Europa, alle iniziative a favore dei giovani, alla riscoperta della loro identità, ragazzi e ragazze che sono diventati protagonisti della relazione con il Consiglio regionale, le iniziative della memoria, il riconoscimento dei valori dell'identità toscana, della nostra storia, partendo da quella degli Etruschi e non solo, gli 80 anni della liberazione. Tante questioni che hanno portato e visto il Consiglio regionale della Toscana protagonista, tanto sostegno al mondo delle associazioni, al mondo della cultura, dello sport e delle amministrazioni comunali. Quindi un'iniziativa che avviene nelle aule di questo palazzo, che sempre di più si è aperto ai cittadini toscani e non solo, ma che ci ha visto protagonisti anche all'esterno, e questa è la caratteristica della Regione Toscana, del Consiglio regionale che rinnova il proprio impegno come soggetto istituzionale.